Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è lunedì 7 maggio, eccoci qua a iniziare una nuova settimana, una settimana in nome dell'arte, verrebbe da dire, perché sia questa sera che fra pochi giorni, fra tre giorni, ci saranno delle mostre molto molto importanti che hanno un comune denominatore, hanno in mezzo nell'organizzazione, nella gestione, nell'ideazione l'ospite che abbiamo oggi qui in studio con noi. È venuto a trovarci qualche giorno fa, settimana scorsa, ma ritorna ancora questa settimana perché appunto ci deve raccontare di cosa succederà il 10 di maggio e quindi diamo il benvenuto a Eva Amos di Ars Art Space. Buongiorno Eva. Buongiorno Fabio. Buongiorno, è sempre un piacere ritrovarti. Dicevo appunto, questa settimana è una settimana di pieno lavoro per te. Questa sera una mostra che apri a Milano, sì. E fra tre giorni un'altra mostra che apri nel tuo spazio invece. Esattamente, non ci fermiamo mai. Punto. Allora, stasera presentiamo la mostra di Giorgio Maggiorelli all'interno della Galleria Bocca, una delle librerie più antiche di Milano, all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II. Invece, tra tre giorni abbiamo la mostra che si chiama Fairy Tale, esattamente il 10 maggio. Ecco, chi ci hai portato per parlare di questa mostra? Hai portato un artista che appunto sarà all'interno di questa mostra. Presentaci la tua allora, Eva. Allora, lei, l'artista di 360 gradi, si chiama Milena De Martino. Grazie, sì. E magari racconta lei. Buongiorno Milena, grazie mille di essere venuta. Milena arriva da Genova, quindi grazie, sì, di essere venuta qui per raccontarci un po' che cosa succederà fra tre giorni qui a Milano. Milena, hai già collaborato spesso con Eva, sì. Ti abbiamo visto da Mars, la famosa mostra di marzo, esatto, in centro a Milano, e ritorni però ancora con un po' con la tua arte. Come diceva appunto Eva, lei ti chiama artista a 360 gradi, perché? Perché non mi occupo solo di arte, ma anche di moda e anche di, come dire, di danza, ad esempio. Sì, faccio tante cose. Che cosa porterai il 10 di maggio qui a Milano? A Milano porto la stessa opera che ho esposto anche ad Amars, uh-huh, che si chiama e si intitola Direzioni Spaziali. È un'opera materica. Rossa, sì, dove c'è prevalentemente sì. Rosso, sì, il rosso esce. Eva, ricordaci un attimo, sempre le varie situazioni che vai a creare hanno un filo conduttore, un tema, sì. Questa volta il tema qual è? Il tema della mostra si intitola Fairy Tale, che sarebbe la favola, uh-huh, in inglese. Ok, quindi noi tutti abbiamo bisogno delle favole perché corriamo sempre, non ci accorgiamo delle cose belle, buone. E quindi abbiamo pensato di fare questo progetto un po' infantile, però è molto importante perché appunto porta le cose buone nella nostra vita, le cose magiche. E quanti artisti andremo a vedere e quante opere andremo a vedere? Allora, non ti so esattamente dire quante opere abbiamo perché abbiamo 16 artisti e che non sono... Tutti espongono una sola opera. Sì, magari anche, qualcuno okay. espone un'opera come ha fatto Milena, per esempio, ma abbiamo appunto sia le opere pittoriche che le fotografie e anche questa volta abbiamo le illustrazioni. Quindi insomma non più solo pittura, appunto si cambia e si spazia per un punto 16 artisti provenienti come al solito da diversi paesi. Da diversi paesi, c'è Eva che riunisce tutto il mondo. Ecco, Milena, che cosa ti ha convinto di Eva, dell'organizzazione e anche del tema a dire ok, voglio partecipare ancora, voglio esporre ancora la mia opera? Ma intanto Eva è una ragazza dolcissima, con degli occhi bellissimi, ti ringrazio. Che già mi tranquillizza, nel senso mi mette a mio agio. Poi credo che abbia la sua abilità nel mettere insieme le persone, abbia una spontaneità, cioè una genuinità in questa ti ringrazio in questa molto, passione Milena. Per l'arte, assolutamente. Perché con Milena abbiamo collaborato anche per le sfilate di moda, perché Milena non ha detto cosa fa per fashion. Mm-hmm. Milena fa delle borse, delle borse bellissime con il suo brand. C'è anche il logo che sì, possiamo vedere anche qua sulla collana. Esatto. Milena De ecco. Martino. Sì. E abbiamo collaborato per la sfilata di settembre scorso, sì, che abbiamo fatto a Milano Fashion Library, dove c'eri anche tu, ti ricordi? Ah, ok, sì, mi ricordo benissimo, sì. La Milano Fashion Library. Quindi, una location pazzesca. Sì, la libreria di moda più grande di Europa che si trova a Milano, e Milena
ha esposto, ha partecipato con le sue borse. Certo, sì, perché ho un produttore milanese attualmente, che sono i Rosenberg, che producono questa mia idea di fashion art, che appunto si chiama Milady Artist, dove da un logo sono diventate vari modelli di borse, e da borse dipinte a un prêt-à-porter in pelle, molto carino. Invece il 10 vedremo proprio la tua opera più artistica, invece proprio la pittura. La mia, diciamo, la mia creatività, quella che mi appartiene, secondo me, da sempre, che passa dal figurativo all'astratto materico. Ok. Quindi dove prendo oggetti, materiali di recupero, sì, colore, e faccio una pittoscultura. Da quanto tempo ti sei data questo tipo di arte? Questo tipo di arte è nata più o meno nel 2012, così, sì. Prima che facevo... cosa ti ha spinto a diventare un artista di questo tipo? Ma io ricordo di essere stata davanti a una tela, ho preso uno straccio pensando alla resurrezione, ho proprio la resurrezione cristiana anche, dove appunto lo straccio è per gli invisibili, quelle persone, quelle cose che non sono per noi importanti, ma in un'opera d'arte diventano di nuovo importanti, come un po' i nostri ricordi, quelli che pensiamo che non siano appunto importanti, ma che invece tutto ciò che ci accade nella vita non è da buttare via, ma è un po' da recuperare. Certo, ecco, quindi sei partita dalle borse? Sono partita dai quadri. Mm. Ah, ok, quindi le borse sono arrivate dopo? Dopo. Ok. Sì. Quindi l'arte praticamente ti ha... E infatti quando sono uscito, appunto, e dove trovi la tua ispirazione quando vai a creare? Dipende, perché io ho un po' una mente che vede, visualizzo, questa immaginazione fervida, quindi... E poi soprattutto anche... Mi hanno ispirato molto le galassie, i pianeti, queste immagini della NASA, sì, che sono più, sì, sono colore nel buio, e allora prima sono, diciamo che ho iniziato a fare questi quadri un po' più piatti, cioè sul colore, sullo scuro, e poi piano piano invece è diventato una cosa molto materica, appunto, per quello che spiegavo prima. Ecco, appunto, se siete curiosi di vedere, di capire meglio dell'arte di Milena, non c'è posto migliore che il 10 di questo mese, fra pochissimi giorni, per venire alla... al vernissage, di Fairy Tail. Raccontaci un po', volevo chiedere appunto il programma della serata, quindi il 10 maggio dalle ore 18 c'è un programma proprio, no? Raccontaci un po' come andrà. Allora, il 10 maggio si inaugura la mostra di Fairy Tail, però abbiamo il programma abbastanza ricco, cioè abbiamo, a parte della presentazione della mostra, con tutti gli artisti, abbiamo anche la presentazione di un libro di una scrittrice ucraina che si chiama Olga Boyko, e il suo libro che si chiama Il sole a volontà. Quindi lei parlerà un po' del suo libro, che è una ragazza veramente molto dolce, cioè, le poesie di Olga sono interessanti, quindi vi consiglio caldamente di venire, perché è una cosa in più, è molto interessante e legato con il tema. Altra cosa che abbiamo in programma è la musica, che accompagna sempre, le nostre aperture, quindi non può mancare. Ma questa volta abbiamo un ospite molto importante. Abbiamo un giovanissimo cantante lirico di 12 anni che si chiama Leonardo, che ci canta le canzoni come Sole mio, cioè le cose molto, molto adulte, diciamo. Però essendo giovane, bambino, ci porta un po' di calore. Insomma, un programma come sempre appunto molto molto ricco, quello delle tue aperture di serate. La mostra, comunque, ricordiamo bene che le coordinate apre appunto il 10 maggio. Fino a quando rimane? Allora finisce il 24 maggio. Ok, dove? Dove? Allo spazio Ars, via Private Bernabò Visconti 13, alle ore 18.
18. Ok, alle 18, 10 sì. maggio ci sarà il vernissage. Se qualcuno volesse venire a vederla in altri giorni, come funziona? Deve prenotare, deve scrivere sulla pagina sì, Facebook sì, di sì, Ass. Sì, bisogna essere scrivere sulla pagina, ma noi comunque ci siamo. No, ma... sarebbe meglio magari fare un sì. fischio prima di, certo, di passare. Certo, sì. Nella diretta, nei commenti a questa diretta potete trovare appunto il link e il tag alla pagina Facebook di Ars, così almeno riuscite a mettere in contatto con Eva se avete bisogno di ulteriori informazioni. Milena, che cosa tu mi dicevi una sola opera porti, giusto, qui? Sì, ok, sì. Che altre opere hai in questo momento in esposizione in giro, e che cosa hai invece in produzione? Mi viene da sapere, capire. C'è qualcosa che stai facendo, qualcosa che ti sta stuzzicando? Ma sì, sto facendo delle tele leggermente diverse, meno materiche, dove però sempre c'è il recupero, nel senso che prendo delle stoffe, delle lenzuola, qualcosa che magari ho, che sono molto grandi. E che però hanno, diciamo, un tema un pochino più soft, più con meno colore, più rarefatto. Sto facendo delle cose un po' diverse dopo essere stata in Sicilia, così sì, ti sei ispirata dei colori della Sicilia. Ma infatti, cioè, quello volevo capire, come funziona per un artista come te? Tu sei in giro durante il giorno e ti arrivano questi lampi di influenza, sì, diciamo. Sì, sì, esatto. Sì, che non è proprio un'influenza, sì, è una tendenza, una forse, tendenza. Sì, una tendenza, uno stile che matura nel tempo, sì. È molto interessante pensare che, insomma, dipende dove vai, mi viene a dire, cioè se da domani cambi, fai sì, un altro posto, può cambiare moltissimo la tua arte, volendo. Assolutamente sì. Interessante, la contaminazione dell'ambiente esterno sì. è molto molto forte. Assolutamente sì, la contaminazione, anche ciò che hai visto, quello che hai studiato, ovviamente fa... E poi le persone che incontri e magari anche il tuo inconscio, il tuo DNA, ci sta un po' tutto dentro, volendo. Certo. Però un artista sì, è molto ispirato da quello che prova. Molto attento. È molto attento, sì. C'è una ricerca, diciamo, anche sulla sua evoluzione, la sua tecnica. È qualcosa in esposizione, in giro? Sì, ho dei quadri in esposizione. A Milano anche? Anche a Milano. Nel negozio con le borse, sì, no? Sì, 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 in via Settembrini c'è parte, c'è la collezione di borse e qualche quadro in esposizione. Ok. Sì. E parlavamo 16 artisti, provenienti sì. praticamente da tutto il mondo. Riusciamo a fare, senza far torto a nessuno, una piccola lista di chi sì. sono? Certo, sì, proviamo a farlo. Comunque abbiamo, come al solito, abbiamo tutti gli artisti internazionali provenienti anche da Brasile, San Paolo, di Guatemala, che il nostro milanese doc Abraham Caprani. E allora, facciamo la lista. Abraham Caprani, il fotografo che sappiamo tutti benissimo. Amrita Ingurano, una ragazza che abita in India, ma è russa. Andrea Lotto, che è la brasiliana, che ha partecipato ad Amars anche, partecipa con due opere. Andrea Pizzailis, Bruna Rapetti, Laura Stocco, Luisa Massari, Maurizio De Marco, Milena De Martino, Mirko Luciani, Oleksiy Ignishev, un ucraino che abita in Germania, Marius, Ekaterina Malinina, che espone due quadri, anche un vestito del tessuto che ha fatto lei, della sua produzione praticamente. Giorgio Maggiorelli, sì. la mostra che inauguriamo stasera. Victoria Golovkova e vamos. Eva, cosa esporrai? Sei già... Allora, magari non mi crederai, ma io qualche giorno fa ho fatto un quadro apposta. Ah, un nuovo quadro? Eh sì, si chiama La piccola principessa. Bene. Allora, siamo ben curiosi. Bravissima. Ma forse se qualcuno ha seguito i social qualcosa fosse già visto, non sbaglio? Certo, sì. Allora forse ho capito di che quadro sì. stiamo... Cioè, di cosa stiamo parlando, forse ho capito. Sì, praticamente la ragazzina che esiste, la bambina che esiste, e magari l'hai conosciuto anche, è la mia allieva che insegno russo. Si chiama Emma. Bambina che esiste, nel senso che è proprio una bambina reale nel mondo reale, questo intendeva no. dire, sì. nel senso non che... Esattamente, no, perché molti artisti dipingono le persone che in realtà non esistono. Una persona reale che è una allieva tua a cui tu insegni russo,
intenta a fare altro, diciamo. Non svegliamo troppo, così proprio vengono a vedere. Sì. E tra l'altro l'opera è, cioè, non posso fare il vernissage senza togliere il significato della parola. Quindi okay. Il quadro sarà ancora verniciato. Sarà ancora proprio che avrà ancora il profumo della pittura addosso. Va bene, così. Sì. Ecco, lo porto poi così. Il vero significato poi di vernissage, che ricordiamo, sì. Che era proprio questo, sì, no? Sì. Di vernice. Sì. Che ha una provenienza francese, se non sbaglio. Infatti, sì. Stiamo quasi in chiusura. Ricordami allora bene le coordinate di tutto quanto. Sia di questa sera. Sì. Che quindi questa sera lunedì con Giorgio Maggiorelli e poi anche di giovedì. Allora, partiamo da Giorgio Maggiorelli, la mostra che si apre stasera ore 19. Presso la libreria Bocca, una delle librerie più antiche di Milano, che si trova all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II, vicino a Chanel. Quindi non sbagliate, una porta abbastanza piccola, e quindi qualcuno magari non andate a Chanel, ecco. Sì, esattamente. Chanel, inauguriamo la mostra di Giorgio. Invece il 10 maggio inauguriamo la mostra che si chiama Fairy Tale, presso lo spazio Ars, la zona San Siro, via Privata Bernabò Visconti 13, alle ore 18. Perfetto. Milena, se uno volesse contattarti, avere informazioni su di te, dove ti può trovare invece? Mi può trovare su Facebook, ad esempio, ci sono come Milena De Martino, su Instagram come Miledi Artist, oppure in via Settembrini 36, insomma ci sono le mie cose, quindi magari basta passare di lì. Sì, a vedere, a toccare le tue opere, sì, le mostre. Vedere, ti ho interrotto, scusami, ma cosa volevi aggiungere qualcosa? Volevo aggiungere che vi aspettiamo con Milena e la Fairy Tale il 10. Ricordiamo poi il 10, oltre alla mostra dei bellissimi 16 artisti con più di 16 opere che espongono, musica. Musica che interpreta, si dice così, no? Leonardo, giovane cantante lirico, e anche la scrittrice Olga. Quindi Bocco. Poi una presentazione di un libro di una scrittrice. Tra l'altro lei porta anche i libri si può anche acquistare volendo. Perfetto. Perfetto, allora io davvero ti ringrazio tantissimo Eva, grazie a te, mille Milena di essere stata qui con grazie noi, noi ci rivediamo il 10 sicuramente, ricordiamo alle ore 18 spazio Ars Space, via Bernabò Visconti 13 Milano, la traversa di via Novara per intenderci, all'interno del Parini Coworking, trovate comunque tutte le varie indicazioni nella diretta, nei commenti qui sotto e nelle pagine Facebook di Art Space, sia di Eva, sia di Milano, troverete tutte le informazioni necessarie per contattarle. Ricordiamo che anche questa sera però, a che ora? Alle 19 invece, in galleria fondamentalmente, entrate in galleria, lo trovate, di fianco a Chanel c'è la libreria Bocca, dove potrete vedere questa bellissima mostra di Giorgio Maggiorelli. Come si chiama la mostra? Non me lo ricordo come si chiama la mostra di Giorgio. Prospettiva inavvertitamente preziosa. Prospettiva inavvertitamente preziosa, non era facile. Mi ricordo che c'è una bellissima libreria però all'ingresso che lui ha riempito appositamente di opere fatte per quella. Sì, ha studiato per un anno Infatti, quindi insomma, da vedere, sicuramente da vedere, da visitare. Davvero grazie mille di essere qui con noi, buon rientro a Genova per Milena, ci rivediamo comunque giovedì con Milena e con tutte le altre artiste qui a Milano appunto per la nuovissima mostra Fairy Tale di Eva Amos. Io vi ringrazio tantissimo, grazie al nostro ospite, grazie anche a voi che ci avete seguito in diretta quest'oggi, l'appuntamento come sempre alle ore 18 con l'informazione serale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto!